Coach, partita contro l'Armani Milano, la regina del campionato, Trieste ha retto, ha tenuto il confronto, alla fine Milano è riuscita a superarci, però è stata una partita decisamente notevole. Un tuo commento su questo match? Ma sicuramente è una prova positiva, e arrivare a giocarsela fino agli ultimi secondi contro Milano significa già, testimonia già quello che sto appunto dicendo. E alla fine è venuto fuori anche la differenza, l'abitudine di giocare queste situazioni, non ho sbagliato più niente nelle ultime 3-4 azioni e noi abbiamo finito sicuramente un po' in affanno, ecco, forzando alcune cose. E questo, ripeto, un po' la differenza nel gestire appunto i palloni che contano. Però, ripeto, la prova di suo è stata sicuramente una prova di grande volontà, di grande impegno e non siamo stati premiati, ecco, dalla vittoria, però ci abbiamo provato, questo sicuro. Ecco, 27-8 nei tiri liberi, se ne è parlato anche prima, una tua opinione su questo aspetto, vuoi dire qualcosa? No. Ci sono domande da parte dei colleghi? Sì, buonasera, non so, complimenti per la partita, ma le devo dire che ho avuto l'impressione che la sua squadra alla fine abbia avuto paura di vincere. Mi dica lei la sua impressione. C'è stato un calo di alcuni giocatori che, al contrario, appunto, che avevano avuto anche la fortuna di poterli tenere in panchina, e quando sono rientrati nei minuti finali non hanno avuto più quella lucidità per giocare, ripeto, i palloni che contavano in attacco e in difesa. Ecco, poi ci sta anche la paura di vincere, cioè Milano è andata da giocatori, Geres e Bertans alla fine non hanno sbagliato più nulla e ripeto, sono situazioni dove noi abbiamo una diversa situazione proprio di esperienza, di situazioni, gente che gioca questi finali punto a punto 3-4 volte alla settimana, no? Quindi anche questo pesa, la maggior caratura, la maggior fisicità, però ripeto, sicuramente questa è una partita che ci può insegnare molto quando si gioca e si affronta un avversario di questo tipo. Coach, hai cominciato il quarto con un contento perché anche i giocatori che l'anno scorso giocavano, a parte Strautis, no, anche con Strautis, tutti quanti la due, sei soddisfatto di quel contento lì, di come è riuscito a tenere in piedi la partita nonostante il pareggio? Ma io sono soddisfatto della prova di tutti, tutti hanno giocato con grande impegno, ripeto, sono usciti stremati da sta partita, giocare contro giocatori che in ogni ruolo hanno più chili, più centimetri, si fa fatica a giocare, e quindi, ripeto, quel quintetto lì ci ha dato sicuramente, ma ripeto, mi piace pensare che tutta la squadra e analizzare quello che ha fatto e prodotto tutta la squadra, ripeto, tutti hanno dato il massimo con impegno, con grande energia e, ripeto, in qualche situazione magari anche con poca lucidità, però è il prezzo da pagare quando affronti squadre con di questa caratura, sia tecnica che fisica soprattutto. 8 tiri liberi contro 27, c'è qualcosa da aggiungere secondo te sulla... È un commento che sta a voi cronisti nel spiegare e raccontare questa partita. Coach, prima di Zoran Dragic, il tuo commento? Ha dato quello che sai, allenarsi una cosa, giocare un'altra. Questo, qualche capello bianco ce l'ho, veniva da 11 mesi di non gioco. È chiaro, lui sta bene, e anche stasera giocando, però il ritmo della partita è completamente diverso da quello che hai comunque in allenamento, cambia anche proprio l'aspetto emotivo, no? Cioè, sicuramente lui stasera era in una situazione nuova per lui negli ultimi 11 mesi e non relativa alla sua condizione, proprio un fatto emotivo di spendere energie nervose che chiaramente non era più abituato, però ripeto, io sono convinto, l'ho detto in tempi non sospetti, fra 40-50 giorni avremo un Dragic, un giocatore che ci potrà dare una grossa mano. E anche stasera, nonostante la sua prestazione così, sono ancora più convinto di questo. Per come si erano messe le cose, ti dispiace un po' non partecipare al Fenerbahce d'Italia? Ma uno partecipa a quello che va a conquistarsi, a quello che merita. Noi abbiamo fatto un passo falso con Brindisi e questo ci è costato
la qualificazione, vincevamo con Brindisi, eravamo, però merito a Brindisi che stasera mi sembra abbia vinto anche a Trento, quindi insomma le cose vanno date a chi le merita. Noi stiamo facendo un percorso molto positivo, abbiamo finito il girone d'andata a 14 punti, se c'è qualche punto da firmare per fare altri 14 nel girone di ritorno sono il primo a farlo, e ripeto, al di là dei, anche con prestazioni come quella di stasera che ci vede uscire sconfitti, però lottando alla pari, come abbiamo fatto comunque anche fino a anche domenica scorsa a Sassari, giocando fino all'ultima azione per provare a vincere. Quindi la squadra sta alzando il livello di gioco, il livello di competitività. È chiaro che sono tutte situazioni che ci devono insegnare qualcosa, anche e soprattutto nelle sconfitte.